Ciao amiche di Filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Oggi vi propongo il tutorial per realizzare questo fantastico grembiule. È un grembiule facilissimo da fare, da cucina, vedete, perfettamente rifinito. L'ho ottenuto clonando un grembiule che ho in casa, quindi lo possiamo fare tranquillamente e poi lo possiamo fare con pochissimi passaggi. La particolarità di questo grembiule è che oltre ad una comoda tasca per mettere qualche piccolo oggetto, c'è un asciughino attaccato che si stacca molto facilmente perché ho messo dei bottoni automatici. Però potete tranquillamente metterlo fisso se lo preferite così. Io lo trovo estremamente comodo da avere così a portata di mano. Niente, se vi piace questa idea, vi mostro tutti i passaggi per realizzarlo. Per realizzare il grembiule io prendo come riferimento un grembiule che ho in casa, che trovo comodo, diciamo, mi piace come modello. Lo prenderò quindi come riferimento e dovrò preparare il tessuto principale del nuovo grembiule prendendo queste misure qui, semplicemente in maniera, diciamo, più o meno approssimata. Prendiamo tutta la lunghezza del grembiule, che nel mio caso è 82, aggiungiamo per esempio 4 centimetri, quindi arriviamo a 86 centimetri. Per l'altra misura prendiamo qui in basso questa larghezza, che nel mio caso è 68. Anche in questo caso vado ad aggiungere 4 centimetri, arrivo a 72. Questo sarà, diciamo, il rettangolo di tessuto che devo preparare. Utilizzerò questo grembiule. Inoltre ho preparato una centina da mettere in alto. La misura nel mio caso è di 53 centimetri, ma la posso prendere qui dal grembiule semplicemente misurando questa lunghezza e aggiungendo 2 centimetri. La stessa cosa posso fare per le cinte che vengono messe qui per legare il grembiule stesso. Io ho preparato due cinte di 65 centimetri. Poi, per realizzare la tasca, io ho preparato un rettangolo di tessuto abbinato di 18 x 24 cm. Per decorare la parte alta del grembiule, io ho preso una fascia che è di 6 x 26 cm. Questa l'altezza è di 6, la lunghezza la potete fare, dipende dal grembiule che state prendendo come carta modello. E poi ancora questa fascia qui, che dovete preparare di 25 x 13 cm. Questa verrà applicata sull'asciughino. E poi per realizzare l'asciughino da mettere al grembiule ho preparato un pezzo di spugna che si vende a metro, oppure prendete un asciugamano, un asciughino che già avete, di 35 x 40 cm. Applicherò sempre su questo circa 1,5 m di sbiego. La larghezza così è di 2,5 cm. Ovviamente lo sbiego lo potete realizzare anche voi stesse con il tutorial che vi lascio al di sotto del video. Iniziamo quindi a preparare il grembiule. Ripiego il mio grembiule che utilizzerò come carta modello, così, perfettamente a metà, e metto ovviamente qualche spillo. Sul piano il tessuto mettendo dritto su dritto. Qui il tessuto è ripiegato, no? Eccolo qui. Lo ripiego in questo modo. Vado a posizionare questo che sarà ovviamente il mio cartamodello, sovrapponendo la parte piegata su questa piegata. Lascio qui in basso circa 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo, sia qua che qua. Perfetto. Poi allineo per bene su questo lato e quindi fisso. Ora prendo il mio cartoncino 2 cm. Vi lascio il tutorial al di sotto del video. Su questo tratto qui non faccio altro che poggiare il cartoncino al grembiule. Non vi preoccupate perché l'approssimazione di qualche millimetro c'è. Lo
lo appoggiate in questo modo e tracciate questa linea. Questa zona invece che è curva, io vado ad utilizzare quest'altro cartoncino, anche per questo c'è il tutorial, e vado sostanzialmente a marcare man mano che faccio la curva, così. Ed ecco qua. Quindi mi ritrovo tutta una serie di tratti. Qui in alto riutilizzo di nuovo questo cartoncino. Sposto questo e vado subito. Ecco qua. A questo punto vado a ritagliare proprio su queste linee che ho tracciato. Vado a preparare la tasca con il pezzo di tessuto di 18x24. In particolare vado a richiudere su tutti quanti i lati, su tre lati, un centimetro circa. Anche in questo caso utilizzo il cartoncino. Quindi io vado a ripiegare così e a stirare. Sposto il cartoncino. Ed eccomi qua. Qui in alto invece ecco qua. Quindi ripiego di nuovo questo in alto con il cartoncino di 2 centimetri. Ok. Preparo inoltre la fascia che era di 25x13 centimetri che metterò sull'asciughino. Come faccio? Richiudo prima su a metà, così, e poi richiudo così e così. Questo verrà sistemato per l'asciugamano. Richiudo inoltre anche la fascia di da mettere di 6x26 centimetri, richiudendola per un centimetro ed un centimetro, come ho fatto per le altre. Per la tasca che ho stirato, vedete qui ho stirato di più, vado ad effettuare una cucitura con il punto dritto, perché questa sarà la parte alta della tasca. Allora, questa è la parte alta che io ho ricucito, questa è sul retro, quindi potete fare tranquillamente un punto dritto, io ho fatto questo punto decorativo che richiama un pochino le cintine e gli altri colori del grembiule. Vado a preparare il mio asciughino. Questo pezzo di spugna, che potete comunque fare anche di una misura diversa, è di 40x35, quindi lo vado a ripiegare secondo il lato di 35 in questo modo. Qui in alto posso spillare, così rimane tutto ben fermo. Qui vado a staccare circa 6 centimetri con 6 centimetri e vado a marcare anche qua a circa 23 centimetri. Con una riga qualsiasi, con questa riga marco. Utilizzando un piatto, questo qui del piccolino da 20 centimetri circa, ma pure con quello grande va bene,
vado a marcare questa curva qui e ritaglio. Questo sarà l'asciughino. Questo è l'asciughino che dopo averlo ritagliato qui tutt'attorno, io vi consiglio di fare un punto a zig zag. Io ho fatto con la macchina taglia e cuci e sinceramente già così potrebbe andare bene senza mettere lo spiego. Però per una rifinitura migliore è il caso di mettere lo spiego. Lo metto quindi il dritto sul tavolo, con lo spiego lo vado a posizionare per bene tutto attorno, lasciando qui in alto almeno 1 cm verso l'esterno e poi sistemandolo così. Fate attenzione sulla curva, cioè mettetelo, lo spiego segue proprio il profilo del tessuto, quindi fategli seguire tutto il profilo, eh? Utilizzate degli spilli di qualità, cioè degli spilli sottili, non risparmiate sugli spilli e poi continuate così tutto attorno fino qui in alto. Ho applicato con cura lo spiego tutto attorno, lasciando qui in alto tipo 1 cm. Ora con un piedino normale alla macchina da cucire vado ad effettuare una cucitura così. Mi metto a bordo del tessuto e procedo in questo modo tutto attorno. Ecco qui, io ho sistemato per bene lo sbiego tutto attorno, ho fatto questa prima cucitura sul rovescio, vedete? Ho fermato il punto qui e qui, ora giro e vado a sistemare lo sbiego per bene con le mani così sul dritto a coprire tutto questo punto, eventualmente a zig zag che ho fatto oppure questo che ho fatto io con la taglia e cuci, e vado a fermare con questa pinza. Lo potete fare anche con gli spilli eventualmente, quindi sistemo per bene e metto la pinzetta. Io ho messo tutte queste pinzette attorno, come vi ripeto potete tranquillamente utilizzare gli spilli ed ora vado ad effettuare questa cucitura. Come faccio? Metto sotto alla macchina da cucire con un punto dritto, con questo piedino, quindi con il piedino normale, vado sostanzialmente a cucire il più vicino possibile al bordo qui. Quindi mi metto e con un punto dritto punto avanti e indietro, man mano che procedo tolgo lo spillo e procedo in questo modo qui e faccio sostanzialmente tutto il giro. Ecco qui lo sbieghino come si vede sul dritto e questo è sul retro. Questo è ripiegato in questo modo qui. Ora lo giro e lo giro così. Sistemo. Così, mi raccomando, allineate qui per bene. Una volta che l'avete chiuso così, marcate proprio la fine. E da qui fate la vostra cucitura. Ecco qui, io ho fermato il punto avanti e indietro e anche di qua. Tolgo gli spilli, tolgo anche questo eccesso di tessuto, lascio circa mezzo centimetro. Ora giro così e sistemo questo all'interno.
sistemate per bene l'interno. Metto qui qualche spillo. Ed ora alla macchina da cucire effettuo una cucitura con il punto dritto. Mi raccomando, controllate che sta ben posizionata sia sul davanti che sul retro. Ecco qui la cucitura, come si vede, sul dritto. Ovviamente se ci sono sti fili li togliamo. L'asciugino è pronto per essere posizionato. Allora, ora vado a posizionare la tasca sul grembiule. Io vi do le indicazioni per come la posizionerò io, ma potete fare qualche piccola variazione in base al grembiule che avete preso di riferimento. Io la metterò sul lato destro, quindi vedete, la metto su questo lato. Questo è il grembiule ripiegato a metà e mi sposto rispetto qui a questo punto di circa 15-16 cm. Che per me è, diciamo, la posizione ideale della tasca, e poi a 8 centimetri da qui, da dove ho ripiegato il tessuto, metto semplicemente degli spilli. Questi saranno degli spilli, come vi ripeto, di riferimento. Se avete dei dubbi, guardate sul grembiule che state utilizzando. Qui ho preso anche il tessuto sotto, lo stacco e lo rimetto. Ora apro in questo modo e vado a posizionare la tasca. Questa è la parte che io ho cucito e cerco di allinearmi in questo modo, quindi su questa linea e su questa qui segnata dall'altro spillo. Quindi mi appoggio allo spillo, ecco qui, e per vedere se ho messo bene la tasca, misuro questa larghezza. È di 6,5 e deve essere di 6,5 pure qua. Ecco qui. Quindi 6 e mezzo, 6 e mezzo. Questa è la posizione giusta, vedete? Questa qui anche. E vado a richiudere qui il tessuto in base a come l'ho stirato prima. Faccio attenzione all'angoletto perché poi se no si vede male, eh? Rimando all'interno, tanto c'è la piega che ho fatto prima con il ferro da stiro. Questo lo tolgo e lo metto qua. Ora vado alla macchina da cucire e faccio un punto avanti e indietro qui, tutto attorno, e qui un punto avanti e indietro. Ecco qui la tasca attaccata, qui rimane aperta. Ora devo posizionare sul grembiule l'asciughino. Ovviamente la tasca è stata messa qui, l'asciughino ma sulla parte opposta. La prima cosa da fare è posizionarlo, proprio vedete voi come vi fa più piacere. Va messo un pochino più alto rispetto alla tasca, vedete che va in questo modo, e più o meno fino al bordo, in modo tale che è facile, diciamo, da utilizzare. E per andare ben dritti, come facciamo? Lo posizioniamo così. Prendiamo dalla base con una penna cancellabile la misura, che in questo caso sarà di 54, proprio posizionandolo così. Mi sposto e prendo sempre 54. Questa linea sarà perfettamente dritta. Quindi prendo la riga tranquillamente. E la traccio in questo modo. Non vi preoccupate, questa è una penna cancellabile, quindi, oppure lo potete fare con il gessetto. Io posso quindi posizionare questo asciughino allineando questa parte in alto così. Vado a sistemare tre bottoni a pressione. In che modo? Mettendone uno a 4 centimetri. L'altro pure a 4 centimetri e poi uno proprio nel mezzo. Al di sotto del video vi lascio il tutorial per applicare questi bottoni con la pinza.
Dopo aver posizionato questi tre bottoni, vado a stabilire quale deve essere la posizione qui sopra, allineando qui. Vado a riportare proprio questo punto, individuate proprio il centro, e riportatelo. E quindi applico l'altra parte del bottone, come ho fatto d'altronde pure qua. Mettiamo questa parte dietro e questa qua. Solo quando avete posizionato per bene e guardate un po', ecco qui. Ovviamente pure in questi altri due punti li vado a mettere. Ora tolgo questo e vado a rifinire i bordi del grembiule. Mi sistemo prima le parti curve e poi sistemerò i laterali e la parte in fondo. Chiudere il tessuto per mezzo centimetro circa, non vi preoccupate, il tessuto si piegherà, cioè senza problemi, e poi di nuovo così. Potete tranquillamente stirare prima di passare alla macchina da cucire. Ovviamente sistemerò anche tutto quest'altro lato qui, la parte in alto del grembiule, e passo alla macchina da cucire con un punto dritto. Ecco qui le due cuciture sul dritto e sul rovescio. Ora rifinisco questo lato. E questo, come ho fatto anche qui, ripiego e ripiego di nuovo. Come vi ripeto, potete utilizzare anche questo e vado sostanzialmente a sistemare su tutta questa lunghezza. Vedete, faccio un bordino di mezzo centimetro, non di più. Quando arrivate qui in alto, ripiegate, mi raccomando, con cura in questa maniera, in modo che con la cucitura viene per bene quest'angolino qui, vedete che cade all'interno, non si vede verso la parte dritta del nostro grembiule, così. E quindi fate tutta questa cucitura con il punto dritto. Ecco qui il lavoro sul dritto, ovviamente tolgo. Ecco qui il lavoro sul dritto e questo è sul rovescio. Ora rifinisco in basso. Per sistemare la parte in basso faccio un bordino ben più largo di questo ed in particolare prima per 1,5 cm lo faccio su tutta la lunghezza e poi con questa da 2 cm la giro di nuovo così. Ecco qua e faccio anche in questo caso tutto quanto e trovo quindi questa bella piega che andrò poi a cucire. E adesso vado ad effettuare qui una cucitura con il punto dritto su tutta questa lunghezza. Ecco qui cucita anche la parte in basso, vedete? Sul rovescio si vedrà in questo modo. Ora sistemo qui la parte in alto, piegate in questo modo, per circa 1,5 cm, 2 cm, quello che desiderate. In questo modo verso la parte dritta per circa 1,5 cm e vado a sistemare la cinta che andrà messa in alto. Quindi metto in questa maniera la metto a circa 1 cm dal bordo. La sistemo per bene e ovviamente lascerò anche in questo caso 1 cm. La stessa distanza che mettete di qua la mettete anche di qua. Ora con la macchina da cucire faccio una cucitura con il punto dritto e con il punto dritto che servirà solo a fermare questa cintina. Ecco qui le cuciture che io ho effettuato solo per fermare. Ora
La strisciolina di tessuto che avevamo preparato all'inizio la vado a ripiegare per 1 cm su un lato, per 1 cm sull'altro lato, sempre con il ferro da stiro, e poi le richiudo in modo tale che venga della stessa lunghezza qui in alto. Ok? Fatto questo, quindi stirata per bene così, la vado a posizionare, allineo per bene qui in alto. Queste qui ovviamente le ho adattate a questa lunghezza, quindi e anche qui spostate un pochino questo bordo in modo che si avvicini il più possibile all'esterno. Ora alla macchina da cucire effettuo una cucitura tutto attorno. Questo è il risultato. Guardate che bello sul dritto e questo è sul rovescio, quindi è qualcosa che va a caratterizzare il vostro grembiulino. Ora devo sistemare le due strisce per, diciamo, per legare il grembiule. Su un lato vado praticamente a richiudere per pochi millimetri, diciamo, no? 4 o 5 mm, mezzo centimetro, e poi di nuovo in questa maniera e passo un punto dritto, oppure lo posso fare tranquillamente a mano questo punto. Sull'altro lato lo lascio libero. Quindi le due cintine sono pronte su un lato, le vado quindi ad applicare al mio grembiule. Prendo la cinta e il dritto della cinta, quindi la parte rifinita, l'appoggio sul tessuto e lo devo posizionare ad 1 cm dalla parte alta. Quindi qui vado a prendere 1 cm, che poi è dove finisce sostanzialmente la cucitura, e in orizzontale misuro 2 cm, quindi 2 cm dal bordo esterno ed uno. Ora prendo la cintina, non la faccio arrivare proprio sul bordo e la sistemo secondo questo lato ad 1 cm dall'alto e poi la vado a ripiegare rispettando questa distanza qua che è di 2 cm. Ecco qui. Tolgo questo e a questo punto effettuo una cucitura tutto attorno. Ovviamente posiziono allo stesso modo anche su quest'altro lato. Questa è la cucitura che io ho fatto, l'ho anche incrociata, ma va benissimo anche se girate tutto attorno. L'ho fatta sia di qua che di qua. Ed il mio grembiulino è pronto. Con l'asciughino intercambiabile. Bellissima questa idea. Amiche, il mio grembiule con asciughino è pronto. Io lo trovo un progetto molto interessante sia come idea regalo che per la nostra casa, quindi da utilizzare per noi stesse. Si fa con poco materiale, è facile da fare come avete visto nel video, quindi ve lo consiglio vivamente. Se questo video vi è piaciuto, cliccate like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Amiche, io vi saluto, vi abbraccio, al prossimo tutorial.